Il caso di Marino Bartolomeo e questo diario, che è una testimonianza straordinaria di emigrazione. Da come me l'hanno descritto, aveva un carattere molto forte, era un personaggio, no? Più superiore degli altri perché aveva visto l'America che gli altri non l'avevano visto. I ragazzi giovani emigravano in Francia a fare i pastori di pecore, andavano nella zona della Provenza, della Croix. Perché lui era già in Francia e il proprietario, che lui era garzone a un pastore che aveva, da lì si è spostato in America, lui ci è andato dietro. Ha raccontato il viaggio di rientro a Vinadio. La lontananza, l'allontanamento dal paese nel quale si era nati e si viveva, determina il bisogno di comunicare attraverso la scrittura. Io ho una coppia che l'originale l'avevo io. Penso di aver capito subito qual era anche l'importanza, no, di questo diario, che questo diario poteva poi trasmettere un giorno una documentazione appunto scritta di questo viaggio in California. Sono a Borgo, prendo un po' di caffè, mi avvicino a Vinadio. Ho vista di Vinadio e il cuore mi palpita. Non mi sembra vero.